E torniamo a parlare di Roma, delle ultime battute di questa campagna elettorale. Lo facciamo con Luigi Nieri, che è stato candidato, ha pure raccolto un bel numero di consensi elettorali nelle file del SEL, Sinistra e Libertà, e lo abbiamo nostro ospite qui a Radio Yes. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Saluto agli ascoltatori. Allora, lo slogan è Liberiamo Roma. Ci si fa a liberarla questa città? Beh, insomma, dobbiamo lavorare bene queste ultime ore senza dar per scontato che abbiamo già vinto. Il centro-sinistra molte volte commette questo errore. E per cui, però, insomma, diciamo che lavorando bene mi pare che lo sfascio prodotto dal sindaco Alemanno sia l'elemento determinante, per cui lì, insomma, come dire, questo pesa troppo, insomma, ecco. Beh, il giudizio del 50% degli elettori che hanno espresso la loro preferenza, insomma, è netto. È la percentuale più bassa in assoluto mai raccolta da un sindaco uscente. Ma io devo dire che ci ho sempre sperato e anche creduto nel fatto che Alemanno non avrebbe ottenuto non la vittoria, ma neanche un risultato decente, perché in realtà ha governato veramente male. Insomma, ecco, bisogna. Chiunque conosce Roma sa che praticamente questa città non è stata governata per 5 anni, questo è il problema. Poi, dopodiché, tu mi conosci, sai che io sono anche molto critico anche col centro-sinistra, penso che anche nella fase delle migliori giunte e della migliore fase della giunta Rutelli e Beltroni ci sono state luci e ombre. Ma qui siamo di fronte veramente a un fallimento totale, ecco. Sì, è un'altra storia proprio, ecco. Ecco, io credo che l'unico, come dire, merito, se così si può chiamare, di Alemanno è quello di aver ereditato una difficoltà finanziaria enorme che a suo dire gli ha impedito di poter fare le cose. Questo è un po'. Però questa qui è un'altra delle leggende metropolitane, perché allora lui ha ereditato, tu sai che io ho dovuto svolgere un ruolo molto complicato, ricordo bene, e lì si parlava, no, quando arrivammo in regione, di 10 miliardi di debito fuori bilancio. Esatto. Veri. 10 miliardi veri. Qui parliamo qualcosa che ha una struttura diversa, perché i famosi 10-12, poi non si è capito bene, di Alemanno, che trovati da Alemanno, fanno parte, diciamo, di gran parte degli investimenti per la metropolitana, per cui parliamo di investimenti, che è una cosa diversa. Certo. Ma detto, perché è chiaro, non erano stati soldi spesi che erano stati nascosti come all'epoca nei bilanci delle ASL, per cui che non esistevano. In questo caso erano fondi che erano serviti per le infrastrutture della città, che erano stati, certo, dice, ma ne potevano spendere di meno, sì, è tutto vero. Dopodiché, ovviamente, adesso noi siamo di fronte, e potevano essere spesi meglio, sicuramente, ma infatti le criticità di quella stagione ci stanno, però era tutt'altra storia. E comunque, quello che non dice invece Alemanno è che Berlusconi, a differenza di quello che fece all'epoca il governo Prodi, cioè che costrinse la regione nel piano di rientro, che tuttora è la grande sofferenza per la regione Lazio, Berlusconi ha fatto una cosa che di solito il centrodestra fa: ha azzerato completamente i debiti, sì, ha tirato una linea, e tutto quello che era successo prima faceva parte del passato, e Alemanno per cui riparte da zero incamerando prima l'ICI e poi l'IMU, e riparte da zero con l'aumento delle tasse, per cui Alemanno in realtà ha avuto all'anno circa 1 miliardo in più. Il vero problema è che i costi della mala gestione delle aziende, di tutta la macchina, ha prodotto il fatto che la giunta Alemanno costa ai cittadini romani proprio, guarda caso, 1 miliardo e forse di più.
Questo è il vero problema, e per cui le difficoltà non è che sono state determinate da quello che si è ereditato, ma dalla gestione, perché lui è ripartito da zero. Ecco, e questo non lo racconta mai, giustamente. Mai, certo, questo lo nasconde. Senti Luigi, quali sono le prime due cose che la giunta Di Marino, qualora si affermerà come sindaco di Roma, farà? Avete come coalizione programmato un elenco delle priorità da far sentire subito ai cittadini romani? Allora, la prima, ovviamente noi qui veramente c'è una difficoltà enorme, perché erediteremo qui sì una una mancanza di progetto. Non è tanto il debito, io sono convinto che troveremo un disavanzo forte, ma quello che è mancato a Roma in questi 5 anni è proprio l'idea di Roma. E allora noi dovremo da subito invece far capire che Roma si ricolloca sullo scenario internazionale, perché Roma deve riniziare a crescere economicamente, perché se non facciamo questo e non può più crescere come è cresciuta per esempio negli anni della giunta, delle giunte di sinistra, che più o meno crescevano su, muovendo tre leve, terziario avanzato, che però erano poi banche e finanza, l'edilizia e la pubblica amministrazione. In tempo di crisi queste tre leve non, assolutamente non si possono toccare, per cui dovremmo accettare la grande sfida di come rilanciare Roma nei prossimi non 5 anni, ma nei prossimi 20 anni, cioè come ricollocare Roma nella giusta dimensione in cui deve stare una città come la nostra. Allora, per esempio, rilanciare immediatamente la vecchia idea del Parco dei Fori, collocandola subito su un terreno di carattere internazionale e facendo arrivare ricchezza dal resto del mondo. Cioè, Roma non si spiega perché ha 20-30 milioni di turisti in meno delle altre capitali europee. Poi un grande rilancio del tema della riqualificazione, della cura della città, di un vero trasporto pubblico adeguato appunto a cogliere, non solo a far muovere i romani, ma a cogliere milioni di turisti. Tutto questo però in mano appunto con la mano pubblica. Noi dobbiamo far uscire Roma dalle lobby. Le lobby poi sono di vario genere, no? I palazzinari, i grandi, tutto, ma anche chi per esempio pensa che appunto che il turismo può essere il fatto che dobbiamo avere una città attanagliata dai torpedoni turistici. Chiunque abita, frequenta un po' Roma, sa che a Roma i turisti devono muoversi per forza fino sotto o davanti al museo o davanti al monumento col pullman. Ma questa è una città che è ulteriormente inquinata e ulteriormente attanagliata dal traffico. Allora, la prima cosa però penso che dobbiamo avviare, proprio varare dei provvedimenti di carattere economico. Penso a questo provvedimento anche con la Regione Lazio di dare un reddito ai giovani disoccupati. Insomma, ecco, dobbiamo agire sulle leve di rilanciare l'economia e anche come affrontare socialmente la grande sofferenza che vive Roma. Beh, avendo un po' il polso della situazione, sentendo gli ascoltatori, quello che è un normale e logico dialogo tra una radio cittadina e i propri ascoltatori, un tema che non lascerei alla destra è sicuramente quello della sicurezza, che non significa prendere a manganellate le persone, però anche certe situazioni in certe zone della città dove c'è una degenerazione, un'attività fuori controllo di extracomunitari, e lì va rimessa in piedi una situazione di legalità. Non è possibile che chi va all'università, passa per Piazza Vittorio, deve essere, come dire, aggredito o molestato dal sacco di gente. Non è essere cattivi o non inclusivi, è in qualsiasi capitale, non confondiamo il volemos e bene con tanta gente irregolare che frega le robe dai portafogli. L'importante però che ci abbiamo presente è che Roma va ridata, ricreata un terreno di legalità, il rispetto delle regole. Francesco, il dramma di Roma praticamente sta, come dire, c'è la malavita organizzata, quella pesante, si sta comprando pezzi di città. Noi dobbiamo partire da lì, dobbiamo
illuminare le nostre periferie, dare fondi alle attività commerciali per culturali, fare culturali. No, ma dico anche l'attività commerciale di prossimità, che noi a Roma oggi chiudono 2 attività commerciali al giorno, è drammatico. E certo. Per cui il nostro tessuto di piccole e medie imprese, artigianali, noi dobbiamo aiutare questo, perché in questo modo illumineremo la periferia, illumineremo Roma. E poi la cultura, come dici te, sono stati 5 anni di divieti. Oscurantisti proprio. Esatto, invece questa è una città aperta, una città appunto millenaria, una città che deve ritornare a essere il cuore del mondo. Grazie Luigi, in bocca al lupo, a presto. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Luigi Nieri.